città che ci aspetta del lavoro da fare. E più saremo e più lo estenderemo. E lo dico a questa sala perché io sono convinto che Milano si meriti ancora di più. Milano si merita di più. Noi possiamo dire solo in chiusura che il compito che ci spetta è quello di trasmettere ai giovani un pezzo di memoria, perché voi lo sapete bene, senza memoria non c'è futuro. E noi vogliamo che i più giovani, sappiano e ricordino per meglio poter costruire il loro di futuro, perché spesso volentieri chi non dovrebbe ne parla, e invece il loro futuro non da ostaggi, ma da individui liberi con un'autonomia di pensiero, noi possiamo, diciamo, contribuire appunto a dargli. E adesso io do subito la parola a Mario, che ringrazio di essere qui, che ci dirà la dopoguerra fredda, alle soglie della situazione attuale, come si è dipanato il percorso. Ecco, mentre ascoltavo queste parole, mi guardavo, diciamo, e riflettevo su una cosa, una sensazione: questo non è il solito incontro che facciamo, intendo solito, sempre lodevole, d'accordo, però non è il solito incontro, sia per la partecipazione, sia per il luogo, si chiama, questo ci porta a affrontare dei nodi. Abbiamo detto trasmettere la memoria ai giovani. Allora, un ricordo che mi viene su Milano risale ormai dunque 35 anni fa. 35 anni fa, eravamo 79-80, giunge la notizia che gli Stati Uniti stavano per installare i nuovi, quindi l'Italia era in prima linea nella preparazione della guerra nucleare. L'epoca era molto diversa. Ci sentimmo rapidamente alcuni, in particolare con Ludovico Cimona, che non credo abbiamo bisogno di presentazione. Stendemmo un appello rapidamente, mi ricordo, venne a Milano, ne parlammo con Giovanni Pesce e subito uscì il primo appello in Italia, fu pubblicato nel gennaio del 1980, contro l'installazione dei missili nucleari a Comodo, per la difesa della nostra sovranità nazionale.